Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Venerdì 18 ottobre, Bologna. Ieri sera mi sono fermato a Rovigo, ho mangiato e dormito lì al ristorante Il Palladio. Stamani sono partito alle 6:30 da là e sono venuto qui all'interporto di Bologna. Ho agganciato, sganciato, ora vado a scaricare questo rimorchio di sabbia a Fiorano Modenese. Poi da lì ritorno a Bologna e sgancio questo vuoto che mi prenderà un collega per andare su stanotte a fare il notturno a Treviso, e io riaggancio il mio e proseguo o Livorno o Carrara, non so, poi mi faranno sapere, forse è cambiato qualcosa. Un tempo mi aveva detto Carrara, adesso mi hanno detto no, forse si va a Livorno, però sarò più preciso più tardi. Vabbè, è lo stesso, tanto tempo ne ho per andare sia qui che per andare sia là. Niente, mi sto dando da fare perché quel collega lì sta aspettando il rimorchio, quindi un minimo di solidarietà fra noi ci vuole. E nulla, dai, questa strada qua non vi dirà niente di nuovo perché l'avete vista tante volte, però la strada non è mai uguale, come il mare. Io che sto sul mare e che un pochino nel mare sono andato, il mare non è mai uguale, così è la strada, non sai mai quello che succede. Anche se il nastro è sempre quello, ma poi le varianti sono tante. Quindi mi andava di fare un video, dai, tanto per non stare fermi. Poi vi parlo magari anche di un cosino che è uscito fuori ora, una novità di un'azienda del nord. Sapete, io non parlo mai, non faccio mai nomi delle aziende, però di motivi. Però c'è stata una piccola novità che l'avevo già intuita in un'altra fabbrica sempre del nord. Tanto queste cose qua avvengono solo lassù. Una cosa sempre inerente alla sicurezza, poi magari ve ne parlo un po' più dettagliatamente, no? Intanto andiamo a scaricare, come se c'è un po' di tempo, se ne parlo. A dopo. Avete visto? 8 km di colonna in aumento dopo il bivio dell'A22. Dopo il bivio dell'A22 vuol dire tutto e non vuol dire niente. Può essere un chilometro come può essere prima di Terre di Canossa, di Reggio Emilia, scusate. E quindi a questo punto qua esco a Modena Sud, così non mi creo problemi. Poi vedremo, perché se c'è 8 km di colonna lì, immagino tutti quelli che usciranno lì a Modena Sud per cercare di evitare il tappo, ci trovo un casino che non finisce più. E allora esco a Modena Sud e vado via da lì. E poi intanto un po' di tempo ce l'ho.
giusto, adesso i chilometri sono diventati 10. Per lavori, ma che è successo? È crollata l'autostrada, perché a 10 km di venerdì sull'autostrada del sole, per dei lavori. No, no, usciamo qua, ma mi sa che anche qua non sono il sole. Ma comunque vada, io esco. Invece qua non c'è nessuno, dai. Qua. Allora, ricordate qualche video fa quando vi feci vedere il tratto che da Modena andavo a rifinire a Casalecchio di Reno perché non si poteva prendere l'autostrada a Modena Sud? Guardate il cartello a destra. La strada che è chiusa a vedere giù è questa. Infatti vedete qua che la gente si inventa gli ottoli possibili. Se fate caso qua a destra, in questa stradina, c'è un bel traffico, perché adesso vi faccio vedere. Allora, la strada qua l'hanno chiusa dal 10 giugno e sta chiusa fino al 10 novembre compreso, per i lavori. L'hanno riammodernata, l'hanno allargata, hanno fatto un bel lavoro, però se vuoi star bene devi prima subire un disagio, no? Quindi eccolo qua, quando vedete qua si va solo verso Bologna, diciamo, non si viene giù verso Modena. E quindi se ti trovi nella zona di Spilamberto oppure di Modena Sud, dalla parte qua, conviene andare a riprendere la tua strada o a Valsamoggia o a Casalecchio di Reno. Conviene più andare a Modena Nord e poi allungare tutto il tratto e venire qua. Fai questa e buonanotte. Qua hanno messo il nuovo guardarai e hanno allargato la strada, che era stretta, che va. Però è stato un lavoro lungo. Adesso sembra che siamo alla fine, dai, sembra che siamo arrivati alla fine quasi. Io credo che l'apriranno anche con un certo anticipo rispetto al cartello esposto, perché vedo che è finita. Sono passato anche qualche giorno fa, stavano finendo di montare il guardarail, adesso vedo tutto bello montato. Mancherà la segnaletica orizzontale, poi non manca più tanto, e così poi possiamo venire giù anche di qua. Questo che ha fatto, si è guastato, ma anche la targa prova. Tanti sono usciti qua. Ah beh, dai, 500 metri nella strettoia qui di sette cani, ci sta.
Cazzo ragazzi, qua nel Sassuolese stanno facendo delle cose, qui nel Modenese ci sono degli edifici che non sembrano, guardate questo a destra, questo a sinistra in costruzione, che sembrano degli atelier, non sembrano ceramiche o aziende, insomma, questi mi sembra facciano materiale robotica, macchinari, un affare del genere. Guardate anche questo qua a destra, che bellezza. Ci sono degli edifici, uno più bello dell'altro. Belli davvero. Finito il tempo che le fabbriche erano tuguri. Belli edifici davvero. Allora ragazzi, sono andato a scaricare dove vado spesso, no? Quell'azienda lì. Al solito non dirò chi è. Incredibile come c'è dei posti che si facciano rimanere sui coglioni, è incredibile. Vi racconto questa, ieri ero lì, anche ieri mattina alle 11 ero là, poco prima. Sono arrivato là e mi ha detto: guarda che c'è uno dentro che ha rotto il tubo dell'olio, si è piantato, un casino, non so, quando esce quello entra. Beh, ho aspettato una ventina di minuti buoni, poi non vedevo che usciva, ho guardato, un ragazzo giovane, aveva un trattore, un Volvo nuovo di zecca, 2 mesi di vita. Non ho visto quello che ha fatto, però mi fido di quello che mi ha detto. Mi ha detto che si è rotto il bocchettone di scarico lì, ha perso l'olio e gli è caduto giù tutta la sabbia. Quindi si è piantato lì per terra, tutto l'olio per terra, un casino. Ah, ha fatto un po' di casino, effettivamente era un po' di casino. Che le dici? Cose che succedono, possono succedere. È uscito, sono andato in pesa, questo qua logicamente quando poi si è mosso, tutto l'olio che aveva sparso nel trattore, non lo so dove era rimasto questo olio, l'ho perso per strada, un po' l'ho perso. È andato in pesa, ha fatto un po' di gocciolature, poi è partito, aveva della sabbia sotto, insomma, ha buttato giù della sabbia con un po' di olio, ma neanche più di tanto. Cazzo, è uscito da questo là. Guarda qua, guarda là, guarda su, e guarda giù, ne ha cominciato a dirmi, di ogni colore. Questo se n'era anche andato, fa tante cose, quindi si incazzava da solo. Ha detto: signore, è inutile essere rabbi, sono cose che succedono. C'era uno là, cosa che succede? Le sembra una cosa regolare questa? Non ho detto che è una cosa regolare, ho detto che è una cosa che succede. Cioè, questo non penso che stamani è partito da Livorno alle 5 stamani per andare a far casino a Sassuolo o a Fiorano, dove cazzo eravamo. È successo, cioè, non penso che sia una cosa voluta, no? E la manutenzione, ma che manutenzione? Quella è un camion di 2 mesi. Poi lei fa la manutenzione, ma a voi non succede mai niente, cioè a voi non spaccavate mai un tubo, una pala, non succede mai nulla alla pesa, no, voi siete di fuori di tutto. E cazzo, poi va, gli ho detto, in fin di conti è una fabbrica, non è che sia una villa, un giardino che c'è un po' di sabbia a terra. Ci hanno la macchinina, quella spazzatrice, e 2 minuti hanno pulito. Cioè, ma lì sono veramente incazzosi. È sempre stato, io li conosco da tantissimi anni. Addirittura noi facevamo una nave di caolino lì. Caolino, non so per chi lo conosce, è una merda come roba, come da trasportare. Se è umido non casca neanche dal cane, cioè quindi tu stai lì a botte. Poi ne basta un po', si imparenta subito con le gomme, va nel battistrada e rimane nel battistrada, è duro, diventa un argillo, no? È come, non è che è sabbia che si sbrisce, ne va friabile, no, è proprio compatto. E poi se sente l'acqua, sì, che si appiccica ancora di più, l'umidità. E quando pioveva andavamo lì, e andavamo lì anche con i cassoni fissi, perché questi per risparmiare ti facevano scaricare a quell'epoca anche con i cassoni fissi. Quando scaricavamo col cassone fisso, voi immaginate, buttavi giù le sponde, rimaneva attaccato lì, rimaneva attaccato là, poi eravamo tanti, quindi c'era da fare anche il resto, non c'era ore di guida, andavamo in su e in giù come cazzo volevamo. Però là la mattina a trovarci 10-15 camion che scaricavano solo quello era
uscì fuori un giorno che per strada erano venuti i vigili, avevano brontolato e che da qui in avanti avrebbero fatto pagare le multe a noi e qui e là, oh signora, mette qualcosa per pulire le ruote. Cioè c'è una fabbrica lì vicino, la Tecnomix, quella si è attrezzata. Quando esci sei obbligato a passare dentro una vasca, ci sono le cellule fotoelettriche, fanno partire getti d'acqua, oltre l'acqua che c'è già per terra, e ti pulisce la meno peggio le ruote. Ruote, mozzi, tutto quello che hai a basso, insomma, a livello che possa essere stato sporcato dalla sabbia. Questi non hanno niente, non hanno neanche la scopa, capito? Però pretendono che tu pulisca e tutto. Poi io quando sono andato dentro io a scaricare ieri, è venuto quello là e mi ha detto, stai attento perché per terra c'è un sacco d'olio, eh. E allora, se ti pianti io non ti tiro fuori. E che sto qua? No, non mi interessa, stai ben attento a non piantarti perché altrimenti. Ah, gli ho detto vai via, guarda, mi hai già rotto i coglioni, vai perché se no qua stamani poi succede la discussione. Cioè, che discorso è se ti pianti io non ti tiro? Cioè, c'è l'olio per terra? No, c'è dei posti, ad esempio, su a Pavullo c'è due palisti, uno meglio dell'altro. Come vedono che sei in difficoltà, qualcuno corrono subito, hai bisogno. Poi c'è dei posti veramente andrebbero radiati, dai. Come tutte le cose, c'è buono e cattivo, però quando trovi quello, questo qua ragazzo giovane lì, tutto pieno di olio, si era sporcato da tutte le parti, ho detto, e questo che cazzo, l'ha fatto apposta stamani di me a fare un casino del genere. A volte ragionano. Non sanno nemmeno quello che penso. Vai, a dopo ragazzi, a dopo. Intanto spengo tutto. Allora, vi volevo parlare di quel dispositivo che vi parlavo stamattina, anti-investimento, loro l'hanno chiamato con un nome inglese altisonante che adesso non lo ricordo, qualche successo, qualche incidente. Insomma, mi sono visto consegnare questo aggeggino giallo, di colore giallo, come avete visto nella foto, grande come un cercapersone, forse anche un po' meno, e mi ha detto attaccatelo o al giubbotto quello rifrangente oppure alla cintura. Quando esci me lo riconsegni, se non me lo riconsegni o me lo riconsegni rotto ti verrà addebitato 120 euro. Invece no, dici verrà addebitata all'azienda, che poi l'azienda vedrà cosa, se rigirarti l'addebito o meno. Cioè praticamente è risponditore, non so cosa c'è dentro, se ci sarà una SIM, se andrà via Bluetooth, qualche cosa avrà dentro che segnala al carrello elevatore, al carrello, al muletto, la presenza di una persona vicino. Addirittura mi ha detto che il carrello si blocca, però io non credo che si blocchi, o perlomeno non è ancora predisposto per essere bloccato. Ne avevo già sentito parlare qualche settimana fa, perché uno disse, dice adesso daranno questi qua, dice un'altra fabbrica, dice quando ci sarà questi non potreste più stare vicino così. Adesso è uscito fuori questo che se lo ha uno nel giro di qualche giorno lo avranno tutti. Bello che ha detto alla guardia, scusa ma se mi cade per terra non me ne accorgo, il muletto ci monta solo, no, il muletto in regola si dovrebbe bloccare. Cioè, visto che hanno attaccato al muro delle centraline con delle antenne, perché il segnale andrà diciamo, dispositivo all'antenna e poi l'antenna, la centralina lo rigirerà subito al muletto. Hanno un piccolo display anche loro del muletto lì, tutto colorato, addirittura non so se li segnala da che posizione.
siamo adesso ci sono anche queste novità. Cos'è che mi ha sconvolto è che se venisse smarrito o perso ti verranno addebitati 120 euro. Cioè, tu fai un dispositivo, metti una legge, poi dai un prezzo a questo affarino qui che mi sembra un'enormità, 120 euro, e poi l'autista, se gli succede qualcosa, che ci sta non lavorando, che ti possa cadere per terra, ti verrà addebitato 120 euro. Vabbè ragazzi, è tutto, dai, finiamola qua. Questo è l'ultimo viaggio della settimana, venerdì. Entrando, andiamo in porto, sganciamo e ce ne andiamo a casa. Buon fine settimana a tutti ragazzi, alla prossima, ciao a tutti, ciao.